Ciao a tutti, oggi vedremo come poter usare le applicazioni e i giochi Android sul nostro computer. Cosa dobbiamo fare? Allora, basta andare sul nostro browser web e cercare BlueStacks. Cos'è BlueStacks? BlueStacks è uno dei migliori emulatori Android per Windows. Ok, allora, ora basta andare su Download BlueStacks e ci si aprirà questa schermata, dove in automatico partirà il download. Io per motivi pratici l'ho già installata, ma è davvero semplice installare questo programma. Quindi andiamo ad aprirla. Ed eccoci qua. Allora, la prima volta, quando andrete a scaricare un'applicazione, vi chiederà di configurare il vostro account. Ve lo dico, è un po' macchinoso, ma non difficile. Comunque, se non riuscite a eseguire questa serie di operazioni, troverete spiegato passo a passo come si fa sulla guida nel nostro blog. Vi lascio il link in descrizione per comodità. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo andare sulla lente di ricerca qua e cercare appunto quello che vogliamo scaricare. Noi per esempio scarichiamo Vivitan, che è un gioco. Attendiamo anche questa volta, si aprirà, eccoci qua, il Play Store. E ora basta fare installa e accettare i termini e condizioni del gioco. Aspettiamo che si installi l'applicazione e il gioco è fatto. Come potete vedere è veramente semplice eseguire queste operazioni, sono abbastanza banali, però questo ci rende possibile utilizzare le applicazioni e i giochi Android sul nostro computer. Vedete come ci mette un po' di tempo a installarsi la prima volta, però va tutto quanto a buon fine. Ora vi faccio vedere come gira l'applicazione. È un po' scattosa, ma probabilmente dipende anche da computer che voi utilizzate e soprattutto anche dalla connessione per quanto riguarda l'installazione. Ok, ce l'ha fatta ad aprirsi. Proviamolo appena appena. Eccoci qua. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e a presto, ciao ciao!